Paolo Riccagno, presidente del consorzio dei vini d'Acqui, denominazione Bracchetto d'Acqui, Acqui di OCG Rosé. Ecco presidente, siamo al Vinitaly, il primo Vinitaly dopo la pandemia, in presenza. Qual è la sensazione? Ma la sensazione è quella che ci aspettavamo un risultato eclatante, quindi una partecipazione di gente decisamente importante. Mi sembra che io sono appena arrivato, ma vedo un sacco di gente e vedo che già gli espositori sono comunque soddisfatti. Sicuramente questa guerra non ci ha aiutato, se non ci fosse stata sarebbe molto meglio per tutti, logicamente, anche per gli stessi ucraini, ma voglio dire, io mi auguro che le altre nazioni partecipino con lo spirito di sempre e con la volontà di fare, anche se ne abbiamo bisogno tanta di volontà di fare, perché stiamo facendo una retromarcia notevole, cosa di cui noi non abbiamo assolutamente bisogno. Ecco, retromarcia, ma il mondo del vino piemontese vuole guardare avanti. Con che spirito si può guardare avanti, presidente? Ma la volontà è quella di portare avanti un discorso di territorio piemontese e quindi di fare una promozione sul territorio con le varie denominazioni, che sono denominazioni importantissime. Ci sono un sacco di DOCG, DOC e DOCG essenzialmente importanti, che vanno all'estero e che vengono consumati in Italia. Quindi lavoreremo anche con Piemonte Land per portare avanti un discorso di promozione allargata al territorio Piemonte e alle sue docche di OCG. Finiamo con una banalità mia, presidente, che è assaggiato un Acqui di OCG Rosé spettacolare, un vino veramente incredibile. Vogliamo spezzare una lancia per l'Acqui di OCG Rosé? Noi ci abbiamo creduto 3 anni fa e abbiamo spinto l'acceleratore con il Ministero in un modo indicibile per farlo uscire il più presto possibile. Molto probabilmente io credo che ci sia stata da parte delle aziende una delusione per quanto è stato la presentazione dell'Astisecco e oggi fanno fatica a buttarsi su un nuovo prodotto che è comunque un prodotto invece d'attualità, che funziona nel mondo, che è il rosé, e l'Acqui Rosé è un rosé naturale, questo che è importante, che dobbiamo dire, è un rosé naturale che da nessun'altra parte abbiamo ed è un DOCG. Quindi ci speriamo che, continuando a fare promozione, nel tempo le aziende arrivino a darci una mano. Senta presidente, si può dire che l'augurio in questo momento per il vino piemontese è anche di ritrovare il coraggio di proporsi? E su questo ne dobbiamo avere molto, perché dobbiamo avere molto coraggio e avere credere in noi stessi e nelle nostre aziende, cosa che mi sembra che in questo momento forse non sia sempre così. Molto probabilmente, se ci sarà la ripresa come dovrebbe esserci, tutti continueranno a ricredere e magari ci saranno le generazioni nuove che vengono e che porteranno un po' di spirito nuovo. Grazie. Grazie a voi.